Francesco Spingola, giovanissimo studente calabrese con la passione per il videomaking. In questi giorni stai girando il tuo primo corto. Di che si tratta? Dunque, il corto parla di due ragazzi che si conoscono casualmente, dopo essersi scambiato uno sguardo fugace, e via via poi ci saranno dei risvolti nella storia che vorremmo lasciare al corto. Stavolta si tratta di una bella storia romantica scritta da Francesco Spingola, e diciamo che tratta praticamente proprio di una storia d'amore estiva dove lui sarà particolarmente coinvolto e poi ci sarà tutto uno sviluppo molto, come posso dire, etereo, nel senso non è un amore soltanto di materiale ma fatto di molte sfumature. Dove è ambientata la storia? La storia è ambientata in quattro fantastiche location della nostra Riviera dei Cieli: San Nicola Arcella, Diamante, Scalea e Verbicaro. Raccogliamo per tempo di ripresa, dovrebbe essere una decina di giorni al massimo. So che puoi dare una mano al produttore Francesco Spingola per portare questo corto al di là dei confini calabresi. Sì, noi vogliamo mandarlo ai vari festival che si occupano proprio dei cortometraggi, ma non solo quelli italiani ma anche quelli esteri. Non è la tua prima esperienza, diciamo, nel mondo del videomaking? Hai già realizzato, mi pare, due lungometraggi, giusto? Sì, ho già realizzato La Fenice 1 e La Fenice 2, La Resa dei Conti. In quel caso però ho trattato un genere drammatico d'azione. Stavolta cambiamo completamente le carte in tavola con un genere romantico. Sarà anche una sfida perché comunque è un genere che non ho mai trattato, quindi non sarà semplice. Ma questo è un corto realizzato completamente a vostre spese, diciamo? Sì, assolutamente. Zero budget e a nostre spese, sì. Quindi è possibile fare delle cose buone anche in Calabria, anche certo, a zero spese? Assolutamente. La cosa che è necessaria in questo caso è la voglia di fare. Con quello si arriva dappertutto. So che hai partecipato ad alcuni festival. Ho partecipato a Cinema da Mare, ho fatto una bellissima esperienza. Ho partecipato con tantissimi videomaker, registi, professionisti e non, e devo dire che è stata molto formativa, mi sono divertito tantissimo. Progetti futuri? Dunque, con una giornalista della zona stiamo organizzando la produzione di un documentario che, insomma, sarà da vedere. Sarà da vedere.